Ciao! Allora, scusate se non sono riuscita a fare il video prima di Natale, ma sono stata presissima in questi giorni, quindi video post natalizio, ma riguardante i regali di Natale. Quest'anno ho ricevuto veramente tantissimi regali, quindi sono felicissima di poter fare questo video e voglio mostrarveli tutti, anche se sono praticamente un mega sacchettone. Vabbè, allora, il regalo top, anche se lo conoscete già, ve lo faccio vedere alla fine. Parto subito con un regalo che mi ha stupito perché è stato molto inaspettato, da parte di mio fratello. Ora, non ve la faccio vedere, aperta perché è gigantesca, ma è una di quelle mappe, diciamo, del planisfero. Tra l'altro, la versione, diciamo, effetto lavagna, di quelle che si possono grattare. Per appunto mostrare i paesi che uno ha visitato. È bellissima, è gigantesca, tipo 80 per 60, cioè veramente gigantesca. Devo trovare un posto per lei perché è strepitosa. Anzi, devo anche capire come fare a metterla, se con un supporto solo dietro oppure uno di quei delle cornici senza la parte davanti, diciamo senza il vetro, senza il plexiglass, però è bellissima. È la scratch map, appunto, però l'edizione effetto lavagna, cioè bellissima. Sono rimasta a bocca aperta perché non me l'aspettavo e mi sono quasi commossa. E quindi, bellissimo regalo. Passiamo poi ai regali di colleghe e colleghi, e sono veramente tantissimi. Parto con un portafoto. Tra l'altro, io in tutta casa non ho portafoto, però non so se notate, ma ho finalmente messo dei quadri e ne ho pesi anche due in camera. Se avete visto le mie stories, sicuramente ve li ho già mostrati. Questo è un portafoto con diciamo, effetto metallico sul bronzo, sì, oro bronzato, e tra l'altro abbiamo comprato la stampante che ci deve arrivare, quindi metterò una delle nostre foto qua, e mi piace molto. È molto carina secondo me, con questi dettagli geometrici ma effetto metallico, molto molto carina. Poi altro regalo super apprezzato è questa stampo per dolci. È uno stampo in silicone per creare questo tipo di torta con questo effetto tipo target, appunto, vedete, tipo se, tiro a segno, non so come viene chiamato. È della Pavoni ed è appunto una linea di questo Emanuele Forcone, molto molto carina. Secondo me non vedo l'ora di provare una torta qua dentro. Non sono pratica molto con gli stampi in silicone, ma vabbè, proverò e vi dirò. Altro pensiero super gradito è il profumatore della Biofficina Toscana. Questo è uno di quei profumatori con i legnetti ed è la linea Sinergia Rilassante. Ha all'interno oli essenziali di lavanda e arancio ed è un profumatore ad effetto aromaterapico, rilassante e distensivo. È appunto di quelli con i legnetti ed è molto carino anche proprio la boccettina. Aspettate che cerco di farvi vedere. È fatta così, vedete, sui toni dell'azzurro con questo pattern a trattini e ha i suoi legnetti. Questa ovviamente la metterò magari in camera per dare un leggero profumo un po' rilassante per aiutarsi nel sonno. Altro regalo molto carino e sempre gradito sono le calze, quelle super, vengono chiamate le cozy socks, quelle calze super fluffose, proprio antisesso, mettiamola così. E queste appunto sono sui toni del grigio e del rosa bianco, bellissime, morbidissime. Oltre a quello, la mia collega, che è sempre attenta a Honey, mi ha regalato anche dei giochini per Honey, e sono in particolare, aspettate, questo che è praticamente una di quelle palline che stanno sempre in piedi col topolino sopra, e questi topolini con un topolino, e anche questi sonaglietti che sono apposta appunto per i gatti. Questi sono di Tiger, tra l'altro, e sono bellissimi. Un'altra mia collega poi mi ha fatto un sacco di regali. Il primo è una crema di nocciole del Alpinat miele di Sardegna, questo qua. E appunto proprio sarda, sono curiosissima di provarla, potrebbe essere buonissima. Poi ha messo all'interno uno di questi ricettari di Tiger, e tra l'altro avevo proprio bisogno di un ricettario, e questo è carinissimo. Dovete mettere appunto gli ingredienti, il nome della ricetta, poi se volete dedicarla a qualcuno, regalarla, si può strappare. È molto molto carino come idea. Poi altro pensierino bellissimo è questo set aperitivo, dove ci sono dentro questi due taglieri fatti a ceppo di legno e queste foglioline come stuzzichini.
molto molto bello anche questo. Poi mi ha regalato delle bacchette per il sushi. Io sono un amante di sushi, Mattia anche è un amante di sushi, e queste sono delle bacchette sempre di Tiger, bellissime. Ed infine mi ha regalato la diciamo la spatola in silicone, e questa tra l'altro viene chiamata la Marisa, e la persona che me l'ha regalata è proprio Marisa, quindi è veramente carinissima, natalizia con l'omino di pan di zenzero. Poi è una bella spatola di quelle morbide, abbastanza grande, mi piace. Un'altra collega mi ha regalato un peccato di gola, l'orsetto della Lindt al latte. Il cioccolato della Lindt secondo me è fenomenale. Poi altra mia collega mi ha regalato il bagno schiuma della linea di Avon Plum and Vanilla, buonissimo, veramente super super buono. E sempre di Avon questa tazza con su il disegno del tipo Babbo Natale, o non saprei, comunque si può anche togliere, ed è bellissima questa tazza, super natalizia, rossa con i fiocchi di neve, mi piace un sacco. E poi appunto ha la sua tipo copertina, molto carina, anche da tenere fuori come decoro, insomma. Altro regalo carinissimo è questa candelina al profumo di Cupcake al mirtillo rosso, che anche non accesa profuma tantissimo ed è super gourmand come profumo, quindi ti viene voglia di mangiarla, molto molto carina. Poi ho ricevuto questa palla di Natale che al suo interno contiene degli smaltini di Rocher, cioè un bel rosso, un glitterato sull'argento e ovviamente natalizio un dorato. Molto carina anche questa, io l'ho messa diciamo ai piedi dell'albero perché questa sarebbe troppo grande da appendere sul mio mini alberello, però è carinissima anche questa sempre come decorazione. Un altro pensierino che ho apprezzato davvero tanto è contenuto in questa scatolina. Si chiamano Parole Delicate, sono delle decorazioni intagliate con delle frasi, e questa c'è, cioè, all'interno scritto sei speciale, ovviamente è da appendere, è fatta così, vediamo se riesco a farvela vedere meglio. Sì, vedete, c'è scritto sei speciale, è molto molto bella, secondo me è molto fine, la metterò nella griglia che ho in cameretta nello studio. E c'è scritto: cioè, ti cerca un posto speciale e chi come te rende il mondo speciale. È bellissima, davvero un pensiero super gradito. Un'altra mia collega mi ha regalato questa tisana, è della linea Jade Tisane, si chiama Viaggio in Provenza, tra i profumi e le suggestioni di una terra incantata. All'interno come ingredienti ha pezzi di mela, foglie di fragola selvatica, frutti di rosa canina, foglie di rovo, fiori di tiglio, foglie di lemon myrtle, aromi e fiori di lavanda. Oltre a essere molto bella da vedere, secondo me, come confezione, poi ha questo profumo che, pur avendo la lavanda all'interno, che come sapete non mi fa impazzire, ma in realtà ultimamente la sto rivalutando. Se non è la lavanda, diciamo solo lavanda, che invece non mi piace, se è affiancata da qualche altra profumazione, devo dire che mi piace. Questa è i pezzettoni proprio. È buonissima perché sa molto anche di mela, sa molto di degli altri ingredienti, quindi è molto molto buona, non vedo l'ora di provarla. Devo comprarmi i sacchettini però, perché non mi piace farli con il colino, ma voglio prendere i sacchettini così almeno filtrano tutto bene e non mi ritrovo poi i pezzettini di tisana in giro, che è una cosa che non mi piace. Una delle dottoresse ha deciso di fare un pensierino a tutti ed è stato un regalo molto gradito, perché è stato anche questo inaspettato, ed è praticamente una maglia del pigiama, credo di Primark, con su questi due, come si dice, questi due pinguini. È una maglia lunga che secondo me si può mettere benissimo con i leggings, e è molto molto carina secondo me questa fantasia, anche questa veramente inaspettata, quindi sono quelle cose che, pur essendo dei pensierini, a me fanno veramente tanto piacere. Poi, altro pensierino di due colleghe, c'era all'interno nel sacchettino questo porta votiva, come si chiamano i cerini piccolini, che metterò qua dietro, con l'albero di Natale e il fiocco di neve. Poi un pennarello di quelli della Stabilo color viola, che a lavoro userò tantissimo ovviamente, una penna fatta a forma di osso, molto molto carina anche questo, devo essere sincera. E poi questa specie di capsula che praticamente diventa anche lei una penna, anche questa è veramente carinissima. E sono quei pensierini appunto che di solito io queste cose le tengo tutte a lavoro, perché comunque sono poi comode, e sapete, noi infermiere siamo patite di penne, pennarelli per scrivere le consegne,
Vabbè, solo chi è del mestiere probabilmente capirà, però vabbè, a me piace fare tutte queste cose. Poi anche a casa, perché come sapete sono una patita di cartoleria e quindi tutte queste puccioserie mi fanno impazzire. Un collega mi ha regalato una cosa super gradita, cioè una bella bottiglia di birra. Tra l'altro è un birrificio artigianale di un paese qui vicino ed è la schema La Tresca ed è la birra La Rossa, buonissima, a me piace un sacco. Tra l'altro questa birra qui è una bella bottiglia di birra di quelle da mezzo litro, secondo me ottimo regalo anche questo gradito e via che si trinca. Una collega poi mi ha regalato il set per la fonduta e questo me la immagino già con gli amici, fonduta di cioccolato, frutta, spaziale. Ho quella forse per la bourguignon se non sbaglio, e però quella della fonduta non ce l'ho, quindi voglio assolutamente provarla, anche se quando si fanno queste cose, cioè i chili in più sono assicurati ovviamente. Altro regalo super gradito, perché ancora non lo avevo, è lo sbattitore, quello con le fruste. Io ho frullatore a immersione che ha all'interno una frusta, ma quando avete un composto o dovete montare tante uova non si, ovviamente con quello non si riesce. Questo invece è perfetto, ha sia le due fruste che la, diciamo, l'aggeggino per impastare, e quindi sono a posto praticamente con questo. Sono felicissima, è della Bosch e non vedo l'ora di provarlo, magari per fare una torta da inserire dentro lo stampo fatto particolare in silicone. Ah, è vero, mi stavo dimenticando che anche un'altra delle dottoresse ha fatto un pensierino ed è questa lavettina con questa, come si chiama? Sì, sono le lavette, quelle asciugamanini piccolini con la saponetta a forma di fiocco di neve, e anche questo è stato un pensiero assolutamente inaspettato e tutte noi colleghe siamo rimaste, perché veramente sono quelle piccole cose che, non so, a me fanno felice, ci sono rimasta, è stata veramente una cosa molto carina e apprezzata. Altri due regali bellissimi sono stati fatti dalle mie due migliori amiche. Una è una piantina, ve la mostro per prima così poi la vado a rimettere a posto. È una piantina grassa, non mi ricordo come vengono chiamate, sono forse le succulente queste, e andrò a metterla vicino all'altra, che tra l'altro è una gemellina e mi aveva regalato l'anno scorso l'altra mia migliore amica, e sono appunto carinissime e le ho messe in cucina. Sapete che lì ho tutte le mie piantine grasse, il mio pollice verde va bene solo per loro, che praticamente non vengono bagnate da un sacco di tempo. L'altra mia migliore amica invece quest'anno mi ha regalato delle maschere di Tony Moly, e queste sono appunto 7 maschere. Questa è quella allo shea butter, non mi ricordo mai se è il burro di karité o quale altro burro è, ed è una maschera idratante. Poi questa è quella per pelli segnate ed è come si dice, skin damage, non mi ricordo mai, comunque è pelli danneggiate, ed è quella alla bava di lumaca. Poi questa è al collagene per l'elasticità, questa è nutriente al caviale, questa è lisciante ed è al miele, scusate, alla propoli, questa è illuminante ed è alle perle, e l'ultima è all'acido ialuronico ed è un'altra idratante. Quindi queste bellissime maschere che non vedo l'ora di provare. Tra l'altro ero a secco di maschere viso queste sono in cotone, tra l'altro molto molto belle. E poi l'altra cosa carinissima che mi ha regalato è questa fascia per capelli, per quando ci si strucca con le orecchie, cioè troppo carino. Vabbè, adesso l'ho messa su così, però mi piace un sacco, così almeno l'altra finalmente la cestino che ha una vita, che ce l'ho, e questa qui secondo me è molto carina, sempre in spugna ma con le due orecchiette, così anche nelle mie stories dove mi strucco sono comunque molto più pucciosa, carina, ecco. Infine, ovviamente, la fine è sempre col botto, ma non posso non mostrarvi il mio super mega giga iper regalo, cioè l'iPhone l'iPhone X che mi ha regalato Mattia. E questo vabbè è il top dei top dei super top, e è bellissimo. Io non so se vi può interessare un video dedicato all'iPhone, magari dove vi mostro le applicazioni, il what's in my iPhone, oppure le cose che ho preso, tipo le cover,
la protezione, non lo so, fatemi sapere se vi può interessare un video dedicato all'iPhone e veramente sono felicissima, è bellissimo, fa delle foto spettacolari, fa le foto in cui il soggetto in primo piano è completamente a fuoco e tutto il resto è sfocato, un po' come alcuni obiettivi, ma ovviamente lui lo fa tramite, credo, lo scontornamento del soggetto, non per, diciamo, l'ottica all'interno, perché il sensore è piccolo comunque, però fa delle foto bellissime, cioè mi sta veramente piacendo tanto. E il fatto del non avere il tasto fisico, cioè dopo 10 minuti che lo avete praticamente vi è già passata la voglia di un tasto fisico, è stato un passo notevole dal mio vecchio telefono che era un 5S, quindi avevo un po' di anni, che con l'ultimo aggiornamento, se avete un telefono vecchio ragazzi, quegli aggiornamenti sono fatti in modo tale da bloccargli praticamente il telefono, mannaggia a me che l'ho fatto, e adesso il mio telefono lo darò a mio papà e questo è il mio nuovo gioiellino. Fatemi sapere appunto se vi può piacere il What's in My iPhone, dove vi mostro tutte le applicazioni. Ovviamente con tutto questo spazio riesco ad avere tutte le applicazioni che voglio, perché è veramente super capiente. E niente, quindi questi erano tutti i regali che ho ricevuto per questo ricco Natale 2017. Avete visto, sono tantissimi e sono uno più bello dell'altro. Sono veramente molto molto soddisfatta dei regali e le persone mi conoscono, devo dire. E anche appunto i pensierini più piccoli sono stati molto molto graditi. Fatemi sapere qua sotto quali sono stati i vostri regali di Natale, quali sono stati quelli che vi sono piaciuti di più. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel pollice in su e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video, che spero di registrare prima di fine anno, in modo da farvi anche gli auguri. Intanto buone feste e spero possiate passare appunto con le persone a voi care. Un bacione, alla prossima, ciao!